europea c'è stato lo sciopero delle agenzie a cui hanno partecipato tutti i soggetti più importanti, riscuotendo un grande successo tra i giornalisti, ma ancora i decreti attuativi e soprattutto la situazione dell'ordine dei giornalisti che attraverso alcune analisi, poi dopo le leggeremo, di Jacopino che è il presidente uscente e anche di altri giornalisti che rivestono posti di responsabilità, insomma il settore ne esce un po' con le ossa rotte, quindi è il caso di aprire un confronto, sicuramente segnalare questo tipo di crisi anche agli edicolanti per fare in modo, insomma, che tutta la filiera si fermi un momento a riflettere su che cosa sta accadendo. Questo alle 10:40 lo faremo direttamente dalla redazione senza alcun collegamento esterno, poi se c'è qualcuno, qualche ascoltatore che vuole intervenire lo può sempre fare attraverso il sistema WhatsApp, quindi mandando un suo post audio al numero 338 3716 833, oppure semplicemente utilizzando la chat della radio, ma ricordo appunto bisogna iscriversi come follower. Bene, allora noi andiamo avanti, tra poco l'appuntamento con la rassegna stampa, per adesso ci godiamo un'altra breve pausa musicale. Matrix content.
Bene, ora siamo giunti al nostro spazio dedicato alla rassegna stampa. Oggi i titoli di apertura riguardano sia i fatti anche di cronaca italiani che quelli dall'estero. North Korea, lo stop di Trump è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il presidente americano ha parlato prima dell'incontro con Xi Jinping. Agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang. E nel voto dei circoli del PD, questa è l'altra notizia che troverete sulle prime pagine dei giornali di stamattina, il primo round del congresso, l'ex premier Matteo Renzi ha ottenuto più del 68% dei consensi, al secondo posto il 30% circa di Andrea Orlando, mentre Emiliano, governatore della Puglia, si attesta sull'8%, quindi una distanza piuttosto considerevole. Molti i titoli di prima pagina sul voto dei circoli del PD, con letture ovviamente diverse. Per Repubblica, PD nei circoli vince Renzi, ma sui voti è lite. Tre leader figli di un dio minore che non riescono a far sognare, il titolo dell'analisi di Emanuele Felice. Ricordiamo la bassa affluenza alle urne e nei circoli. Sulla Stampa, in retroscena di Carlo Bertini, il sollievo dell'ex premier, questa volta mi hanno capito, ma rimane la paura per il flop ai gazebo. Sotto i 2 milioni perdiamo tutti. Per Federico Geremica, il partito è comunque nelle mani del leader, il dato oggettivo è intanto la scarsa attrazione della base del partito. Al voto ha partecipato infatti meno del 60%, un terzo degli aventi diritto ha quindi scelto di non votare. Poi le altre notizie dal mondo: la tragedia in Colombia, sono almeno 250 i morti dello straripamento di un fiume e una frana che ha distrutto l'intero paese in Colombia. La Croce Rossa, come titolo in alcuni giornali, fa sapere che si stanno ancora cercando due italiani tra i morti, moltissimi bambini. E ancora dall'Italia, due visite nelle zone colpite dal sisma, quella del principe di Galles, Carlo, erede al trono britannico, che ieri è stato da matrice, e quella di Papa Francesco, che ha pronunciato un forte discorso contro la rassegnazione. Di terremoto, ricostruzione e progetti per il rilancio delle zone del centro Italia si parlerà in uno speciale di Radio Articolo 1 con il commissario straordinario per le zone terremotate Vasco Errani e con Gaetano Sateriale, responsabile del progetto post terremoto della CGIL. E poi ancora una segnalazione per quanto riguarda i giornali oggi in edicola: c'è lo speciale di Repubblica sul centenario della rivoluzione sovietica, la quinta puntata del viaggio di Ezio Mauro in Russia, un secolo dopo la rivoluzione d'ottobre. Questa volta si parla del treno di Lenin e del momento in cui assunse il comando della rivolta, che appunto ha cambiato la storia europea innanzitutto e poi quella del mondo intero. Vediamo le prime pagine dei giornali, cominciando come di consueto ha fatto quotidiano che oggi dobbiamo andare un po' a cercare in rete. Comunque, nasce il PDR, partito di Renzi, il ministro della giustizia Orlando denuncia tessere gonfiate ma non fa ricorso, sottolinea il Fatto Quotidiano, che ha una linea editoriale fortemente anti-PD, non si lascia scappare nulla della vita
interna del PD. E poi ancora un altro punto di riferimento nelle inchieste del Fatto Quotidiano: a Juventus, come fu che le 'ndrine diventarono bianconere? E poi la politica estera: Putin ne ingabbia altri 30, ma l'Europa fa finta di nulla. Su questo c'è una linea politica un po' diversa dal partito di riferimento del Fatto Quotidiano, che è il Movimento 5 Stelle, che sulla Russia ha assunto un altro tipo di posizioni, molto, molta lontananza ed estraneità. Libero, i criminali vincono ancora, il rapinatore uccide un barista vicino a Bologna, il giornale Far West di Stato, emergenza rapine, il tempo, uffici affitti della regione, si parla della regione Lazio, i conti non tornano più. Vediamo. Ai giornali di informazione, cominciando da Repubblica, barista ucciso per rapina, un killer senza pietà, dicono appunto dai primi rilievi della polizia. Repubblica ha questa apertura un po' nella scatola, in una scatola alta, perché poi a centro pagina Teheran in bici contro i pregiudizi, il diario di Rebecca da Londra all'Iran, l'Islam non è un fanatismo, sicuramente un reportage da leggere. Poi le notizie di politica interna: PD nei circoli, vince Renzi, ma sui voti, come abbiamo detto prima, è lite. La Stampa: tasse locali, Boschi gela i comuni, il governo non vi deve dar nulla. Questa è l'apertura piuttosto allarmistica della Stampa, che poi titola nell'occhiello la risposta del sottosegretario, la sindaca di Torino Appendino, che reclama 61 milioni. Le città arrancano senza fondi. E poi i reportage della Stampa nell'incubo neonazi della Slovacchia, e ancora il muro del Canton Ticino che chiude agli italiani, e la Brexit riapre la contesa di Gibilterra. Questo più che un reportage è una notizia. Foto notizia: New York festeggia la sua piccola Parigi, compie 20 anni la Brasserie Balthazar, famosa per essere la perfetta copia di un locale francese. Questo è il menu molto ricco della Stampa questa mattina. Il Messaggero: legittima difesa, ora si cambi. Bologna, barista reagisce al rapinatore che lo uccide e fugge, caccia al killer in tutta Italia. Il ministro Costa che dice: la legge è da riscrivere, il cittadino deve sapere fin dove si può spingere. E poi la fotonotizia su Trump alla Cina: Corea del Nord, se non intervenite voi, ci penso io. La notizia a centropagina è quella sul PD. Vediamo se riusciamo a prendere il Corriere della Sera, dovrebbe essere qui. Sì, dunque, Nord Corea, lo stop di Trump. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che poi mette le notizie di politica interna a centropagina e la fotonotizia del principe di Galles Carlo in visita nelle zone del terremoto. E chiudiamo con una rapida carrellata di giornali locali, territoriali, cominciando dal Il Mattino di Napoli: barista ucciso davanti alla moglie, e il Gazzettino PD: Renzi vince il primo round. Il Gazzettino mette nella scatola alta la vicenda del barista di Bologna, e Il Mattino invece nella scatola alta mette il pareggio del Napoli con la Juventus. Higuaín e la Juve, ma chi li ha visti? Il titolo abbastanza irrisorio, anzi che irride, no? Irrisorio, che irride la prestazione della Juventus. La Gazzetta del Mezzogiorno: Renzi stacca tutti ai circoli, il secolo XIX PD, la Liguria è renziana, Orlando al 40%. E poi il Tirreno: aggredita dal marito sotto casa. Ecco, terminiamo qui la nostra breve rassegna stampa. Noi adesso ci prendiamo un po' di pausa musicale, circa 10 minuti, torneremo alle 10:40.